Darei 0,4, ma sono paziente, ma non vuol dire nulla. Per una tua opinione che vale quanto la mia e quella di altre persone. Allora, questa è una cosa. Chiudo qua il discorso. Una opinione vale quanto la sua argomentazione. Se non c'è argomentazione, allora non ne vale la pena. I segni agli stupidi. Sì, hai ragione, infatti ho sbagliato Ice Engine. L'ho appena detto, letteralmente un minuto fa. Ho sbagliato a No, infatti per esprimermi in questo ti ho questo corretto, modo. è No, ma breve. infatti hai fatto benissimo. Ciao Bubu. Dai, la potto. Sì, ma aspetta, stavo leggendo l'ultima cosa. Ah, ok. Minchia, da un giorno è Matt Way. Ah, sub da un me da un giorno, mettiamo. No, ma io infatti ho sbagliato a Esengine. Cioè, io ho sbagliato a esprimermi. Su questo sono d'accordo. Comunque, signori, andiamo avanti, perché di mancate argomentazioni è pieno il mondo. Secondo te è facile argomentare in una chat che scorre veloce? Comunque, se dici che è un ragionamento cretino, sono d'accordo. Sì, letteralmente ci metti 30 secondi a scrivere una frase e mandarla. Non ci vuole un genio. Signori, è il momento. È il momento. Mi serve il nick per il controllo. Dartus, adesso ti mando il coso e poi glielo scrivi tu. Sì, tranquillo. Vai. Un'opinione vale quanto le sue Allora. argomentazioni, e le argomentazioni valgono tanto quanto le basi. Esattamente, grazie, grazie. Ti voglio bene, Sir Barristan. Allora, caso numero 36 di Matt Way 96, sub da Aspetta che un devo chiudere la singolo pompina di giorno, lo Dartus. so, ma intanto possiamo entrare in partita. Si apre il caso numero 36 del Tribunale della Giustizia. Ora. Allora. Polpi, te lo scrivo su Telegram. Perché non posso cambiare la scena di Discord. Allora, ti scrivo due nick. No, alla fine non abbiamo proprio risolto il problema di Intel ieri. E Lorenzo, grazie mille per la sub, bro, bella merita. Che merda, non vuoi lavorare per il pubblico, sacrificati per il popolo. Io non do il mio culo per soldi, manzo Come si fa a bastardo. argomentare alla pari con Non lo una farò persona che mai. parla e tu che scrivi mentre scorrono 1000 messaggi e hai un limite di parole? Non puoi ribattere velocemente. Se scrivi lentamente sono d'accordo. Però è un tuo problema o un mio problema? Puoi scegliere di esprimerti bene o puoi scegliere di non esprimerti? Vendi fotopiedini. Del cane. Dartus, hai guardato che le cose che stanno succedendo in questo game oppure non te ne sei ancora accorto? Ancora no, perché mi sto cercando di capire come fare più soldi col mio cane. Aspetta un È secondo. ranked e non ci sono AFK, grazie Volpi. Diciamo Grazie, che Polpi. è più complesso. No, se vuoi esprimerti o ti esprimi bene o non esprimerti. Perché sennò puoi essere frainteso. Fraintendendo ed essendo frainteso puoi creare problemi. O Non ho capito ancora quale sia il problema del game in generale. semplicemente sei a telefono o semplicemente è complicato stare al passo. Ma scusa, hai guardato il game? Sto guardando. No, non il game. Gliel'ho inviato a Polpi i nomi. Sì. Allora dici dove sta il problema del game? Serio, non te ne sei accorto? Non ci sto facendo caso. Sono stronzo. Sì, abbastanza. Cazzo, Trash Leona, Rumble ma Nocturne. l'hai anche guardato, Vabbè. bro. Guarda la runa di trash. È solo per quello. Che cazzo me ne frega? Ma Porca vaffanculo, puttana! va. Ma vai a cagare, va. Lo applica con niente. Vai. Vai, finite le bet. Ah, cagare. 5 T'ho giocatori detto, su 10 chissà che hanno. cos'è successo. 5 giocatori su 10 hanno conquistatore? Beh, sì, è un game in cui ci sono tanti conquistatori, ma non vuol dire molto. Infatti sì. Cioè, in questo game ci sono 5 campioni che utilizzano la cosa. Funziona Trash il crono. Vabbè, trash il con la crono, W. sti cazzi. Boia. Che culo! Che culo per un campione che ha ben 34 di armatura. Letteralmente se si spone scoppia. Perché Sì. l'unica cosa che fa è letteralmente Giusto per dare un paragone tra trash supporti, troll. Leona ha 47 e ha preso MR da quanto è alta l'armatura.
Ma sì, che gliene fotte. Perché ci sono tre AFK a 40 secondi? No, scialla. Allora, come si fanno più soldi con una chita di 8 anni? Oltre al far non fare cuccioli, ma... OnlyFans. Devo aprire un OnlyFans al mio cane. Anche il cronografo. Non è così sbagliato il cronografo sui supporti. Se n'è andato. Cioè, Yasuo in team, le rune di trash sono i minori problemi. Ma non sono particolarmente d'accordo con questa affermazione. Ha preso MR contro full AD. C'è un po' di danno magico di trash, ma... Sì, capisco il perché non abbia molto senso. Sì. Il punto è che, a prescindere, non... Cioè, quei 55 di armatura... Sarebbe a 53 di armatura. Quei 53 di armatura sono... Non lo so. No, il game è ok. Ezreal di goccia primo item. Che cacchio di... Aspetta. Vabbè, Ezreal di goccia primo item è la cosa meno grave ancora. Current ability ace 8. Quindi, che cazzo di setup di rune ha Leona? What the fuck? Ha cooldown reduction sul la prima, ha la P sulla seconda. Wow. Che brutto setup per i rune Leona. Scusate se stiamo concentrando su Leona. CDR AP armor. Sì, sì, CDR AP armor, che è proprio no. È CDR armor armor, sì, o CDR armor MR. Sì. Vabbè, se giocavo col PTA ci poteva stare. Se prendevi la runa di velocità attacco. Oh, Ezreal. Ezreal è morto, livello 1. Perché adesso... quanto è aggressivo. Giustamente, vedi un Ezreal che è senza il senza salto. Senza l'arcane shift e senza Leona. Ma ragazzi, il fatto che ci sia il cronografo nell'inventario di Thresh non è che lo rende runa sbagliata. Infatti sì. Cioè, è abbastanza normale per i supporti. Cioè, lo puoi scegliere tranquillamente. Anzi, molti giocatori competitivi lo fanno. Salva sì. La vita. Sì. Perché letteralmente devi buttare in, fare full combo e poi muori. No, Leona non ha CDR MR HP. Non può essere. Non può davvero essere. Ah, gli HP... Oddio, gli HP per livello dopo. No, che schifo! È vero! Perché i 5 HP sono dall'oggetto. Anche peggio! Anche peggio! Anche peggio! Mi avete fatto più male così. No, Polpi. Non mi distruggere la pomentalina. No, hai fatto bene a controllare, ma è anche peggio. Non ha guardato Professor. No, non guardo le partite. Dove parlavo Leone? Su GG consigliano quella build. Ma porco cane. Ma che filtro di cosa mi avete messo? Rambo che intanto si fa il blue buff di Nocturne e poi il Nocturne lo ingaggia. Ah no, è il suo blue buff. Wow, proprio l'ha invaso così di violenza. Zero prio, zero chill. Wow, ok. Sì, le coperture, avete ragione. Leona AD come adattivo, non AP. Davvero? Una volta ce l'aveva AP? Ah no, è vero che l'avevano anche cambiato. Ha davvero mancato gara? Wow, come l'ha mancato Garen con quella Q? Come ha mancato quel Garen? Questi sono gold. No, assolutamente. Wukong non ha... No, raga, dai, non potete cascarci. Ok, sono bronzo. Sono bronzo. Sono veramente delle medie per avere guadagno minimo da usare per... Vero? No, no, ma infatti, cioè, la cosa dell'aereo lì avrà sbagliato le rune, ma il cronografo è letteralmente non è un indicatore del fatto che abbia le rune sbagliate. Ma che c'entra poi? Molti lo usano, quindi... Cioè, è proprio quello il punto. È che la gente diceva il cronografo. Ognuno ha le rune per il modo in cui gioca, per il playstyle in cui gioca. Diciamo che alcune rune sono veramente subottimali. Alcune rune sono veramente core, però sì. Bell'ingaggio qua, Thresh, bravo. Non doveva fare follow-up con l'ingaggio. Non lanciare, Thresh, usa la... Sì, forse non ce l'aveva disponibile. Cooldown aumentato, ti ricordo. No, vero. Samira si rende conto che può uccidere entrambi. Tipo, appunto... Thresh gli ha letteralmente preso e l'ha stittato. Non c'è problema. Però ci sta. No. Meglio così, sinceramente. Sì. Oh no! Non ha il mana per la lanterna. No. Non flashare. Più che altro non flashare.
l'ustione ha usato. E stanno spammando perché stanno spammando Yasuo? Ma che ne so, la lanterna ha un range gigantesco e lui si è avvicinato per tirargliela lì. Sono colti anzi come... What the fuck? Guys, sono in una relazione da anni e anni. Thresh ha sbagliato le rune, non lo gioca mai Aerith, di solito lo gioca Grasp. Di solito lo gioca... anche peggio. Mamma. No, peggio no. Il Grasp? Peggio dell'Aerith che non... Bro, il Grasp. No, applichi danno. Ti giuro, preferisco davvero l'Aerith al Grasp. Cioè, se devi prendere una runa nella determinazione, prendi la scossa di assestamento. O il sorvegliante. Ha lasciato le rune che usa sull'Ax. Perché Yasuo non ha mandato SS. Che cazzo ci fai là? È la sua giungla, è la sua giungla. E questo è il punto. È la sua giungla. Anch'io ero convinto. C'è Nocturne che letteralmente va a cazzo d'acciaio nella sua giungla. È per quello che siamo così straniti io e te. Perché non succede mai una roba del genere. Io pensavo fosse il contrario. uguale. Adesso muore però. Infatti vedi, per questo non lo fai di solito. Perché poi puoi essere chiuso facilmente. Basta avere un minimo di pressione. Brava Leona. Brava Leona che aspetta lo shield. Comunque tiri prima la E per toglierlo, però vabbè. No, perché sennò non lo stordisci, non lo immobilizzi. Vabbè, lui va avanti. Ti immobilizzi per mezzo secondo tu. Ti kaita nel mentre. Se vuoi dopo te lo faccio vedere in practice mode, però fidati, non ne vale la pena. Perché non posso fare follow up nel mentre che tu stai camminando. Vabbè, comunque. Gigantesco là. Su Nocturne, anch'io ero tipo, perché Rumble sta invadendo? Non è Rumble che sta invadendo. Cosa? Ah, le grafiche, vero, mi sono dimenticato di togliere i cosi. Vabbè. Sì, Nocturne non gliene sbatte un cazzo. Non ha alcun chill. Proprio zero. Proprio vede un'occasione per invadere e dice, sai cosa? Io invado. Sì. Ma random, senza senso e senza neanche la botlane presente in lane. Controllo maiuscolo Z per poter vedere lo spectate così. Talon. Che vince il trade perché ha la Talida e il longsword a go-go. Vabbè. Vai Talon! Credici tantissimo! Muori adesso però! Wow, scattando su quel muro... È un genio quel Talon, lo amo. Lo amo. Ho capito, lo doveva fare per forza più che altro. Cioè era... Poteva aspettare il tornado. Avrebbe preso un altro hit di torre, ma non sarebbe morto da Yasuo, almeno. Il Deathathlon verrà streamato su ogni singolo canale di ogni singolo invitato. Mamma mia. Il Rudy Leona bypassa tutto. No, alt. Il discorso che facevo io è questo. Leona, quando lancia la E e poi fa follow up... Non è quello il punto. Il punto è Leona prende e viene si immobilizza per un quarto di secondo prima di partire. È quello il punto. Una volta partiva istantaneamente, ragazzi, ed era orribile. Vi posso garantire che era una delle cose peggiori che poteste vivere. Come animazione era brutto. Topside ci muoiono. Povero Garen. Ehi. Trovato qualche troll, oggi no. Infatti te lo sto dicendo. Chi cazzo? Il passamuri è considerato come salto. No, non è il passamuri che è considerato il salto per la ulti Yasuo. Assolutamente no. Non abbiamo detto questo. Abbiamo detto che Talon doveva saltare il muro per forza. Perché sennò sarebbe morto dalla torre. Yasuo l'hanno cappato di tornado. Che poi l'ha preso al pelo. Sì, l'ha preso perfetto. È stato molto un bel tornado proprio da parte di Yasuo. Condici tu il Deathathlon. Intendi casti? Sì. Però la cosa figa di Leone è che il suo grab ti dippa dove il nemico passa. Lo segue sostanzialmente. Lo blocca lì e lo segue. Sì, ma se facciamo l'esempio, tu scatti con Ezreal difensivamente... Non ti porta fino in fondo dove sta Ezreal. No, ti blocca dove fa. Ti blocca dove. Esatto. Ma ti blocca dove ha fatto l'Arcane Shift. A meno che non sia cambiato qualcosa, ma non mi sembra proprio. No, perché quello è diverso. Quello è tipo un. È un blink. Guarda che cazzo d'acciaio che ha questa Leona.
Se solo Thresh avesse il una Link spazzata. Non lo segue comunque, il segue, segue Dash. Se non erro, possibile che mi sbagli. Però non dovrebbe seguire Blink. Talon ammazza Samir in 3, 2, 1. Olè. Ehi, Thresh è crono che salva la vita. Il crono che salva la vita è questo. Però ci muore adesso perché Rumble arriva e lo chiude. Rumble arriva e lo chiude. Alla ulti? No. No, ma se... basterebbe che uno dei due decidesse di... Sai, non ha una scossa di assestamento, quindi è facile da uccidere. Allora, Discord... se per... Ma che cazzo ho visto? Cosa? Torna indietro un secondo. Cosa? Che c'è? Guarda Nocturne che ulti incredibile che tira. Sì, Nocturne ha tirato una ulti veramente brutta. Ma quello c'è, la, proprio la cosa... L'unica... Wow! Sì, quella cosa è stata abbastanza brutta. Tra l'altro Wukong l'ha totalmente ignorato. Infatti Nocturne che lo spampinga. Se non ci sono troll finora la vedo dura a trovarne uno. No, ne abbiamo già trovati un sacco. Un post, sì, anche. Mipi Galaxy. Si mettono a trollare, cioè, l'abbiamo già visto più e più volte. Ma tecnicamente prima, quando abbiamo dato la colpa a due persone, a Lux e... Che era il jungler? Trundle. Sì, cioè, non è che era, dicevamo... Non... Yasuo, thank you. Cioè, erano entrambi colpevoli, ma non per troll. Perché dovrebbe essere un problema di Yasuo? Ah, perché giusto. Perché si sono fatti cancare dal mid laner. Per l'ennesima volta. Esatto. Quando un avversario manca dal... Aspetta, quando un avversario manca dal lane, è un errore di chi non pinga il miss o della bot che non guarda mappa? Entrambi. Entrambe le cose. Sì. Tu quanto tempo hai, Darthus? In che senso? Non so, devi staccare prima, che ora stacchi. No, quanto cazzo vuoi tu? Ok. Quanto cavolo vuoi? Ma io stavo pensando di fare un caso e poi farmi una partita per chiudere. Ho proprio voglia di giocarmi un game a LOL. È tipo giorni che non lo gioco. Sì. Cioè proprio un... È mezzogiorno e 40, eh? Sono le 12:40. Sì? Sì. Porca miseria. Yasuo che turbo flamma in all chat. Tipo, ok. I don't see troll. Sì, detto da Talon non è molto credibile. Sì, è tossico Yasuo, ma quello tipo... Probabilmente lo stanno permaflammando, Uguale, sì, cioè... non possiamo saperlo noi. Però stavano spampingando i suoi confronti, quindi, cioè... Sono a casa e devo prepararmi il pranzo. Non vuol dire che sia scusato il fatto che sia tossico. Il fatto è che proprio... se sono tossici ambo i lati, che cazzo dobbiamo dire? Infatti sì. Non è colpa di uno, è colpa di entrambi. Parla top lane, ogni volta la bot flamma il mid per il ping mancato. Sì, ma... Oh, povero Nocturne. Oh, wow. Povero Nocturne, davvero? Che si è trovato un Talon così. Mamma, i 5-1 Talon che non riesce a uccidere un Nocturne. Non aveva ulti, non aveva Suprema. Non aveva ulti, Knight. Ma ti stavo dicendo, ma non sono la stessa cosa. Sì, sono la stessa cosa. Vai, Samira, ammazza tutti. Non ce la fa perché arriva Leona e lo stradisce. Bella Suprema di Rumble. Però dovrebbe uccidere anche Samira per... Wow. No, lo uccide. Wow. Dark Harvest. Sì, Dark Harvest, ecco cos'era. Se stai semplicemente farmando non puoi dare la colpa solo alla mid, avete la stessa mappa. Esattamente. Come di Warwick avrei potuto tippare più spesso e fare la differenza bot side. E se avessi tre palle sarei un flipper. Cioè, il discorso è sempre... Coi sei di match si può fare solo una cosa. Chat, cosa puoi fare con i sequi ma? Wow, Talon, questo era proprio brutto. Vabbè, si vuole avvicinare, qui si è chiuso. I flipper? Sì, i flipper. Lascia. Quando dice queste cose, lasciatelo stare. Cosa? I flipper hanno tre palle. Non sapevo che tu avessi tre palle e diventassi un flipper. A parte il fatto che ci sono le persone con tre testicoli, diventano dei flipper automaticamente. Noi allora. Sì. Che danni, Wukong, neanche troppi così è rado tutto. Ha messo veramente tanto per uccidere un Garen che è full AD. Il simero convinto del mondo. Destroy.
Cioè, se stessimo dicendo cosa poteva fare magari il top laner oppure il supporto, sì, ma non stiamo facendo quel discorso. Stiamo cercando di capire chi sta trollando, chi sta facendo errori gravi. Basta, è abbastanza chiaro che Garen sia l'italiano, illusione Zen. Oh. Midley. Mid, guardami mid. Sì, sì, infatti. Tanto ora giampa sul muro del blu. Giampa sul drago. Giampa sul drago. Si deve fare chiudere. Spostalo lontano. Che brutta è di Ezreal. Io vedo. Arriva Rumble. Sì, e tira una ulti abbastanza bruttina. Se non fosse per il. La devi tirare per chiudere. Per chiudere il. Sì, sì, sì. Sì, sì, immagino. Vabbè. Non è. Cioè, ho visto di pe. Yasuo che vabbè. Sì, Yasuo sta trollando. Ora sta trollando Yasuo. Sì. Okay. No, quella era troll. Sì. Quella era davvero troll. Cioè, una cosa è dici, ok, vedi Talon, te ne vai. Sai che cosa è successo probabilmente? Cosa? Io non sto trollando, ma se volete inizio a trollare. Samira, ok. Probabile. Sincero, non mi viene... Cioè, questo è un altro di quei game vittima del Flame. Oh, ragazzi, ma poi ditemi che è molto più grave trollare. Quando è letteralmente il Flame è letteralmente la causa di metà di queste cose. Che fine ha fatto la torre interna top? Quale torre interna top? Non è mai successo. Non è mai esistita. È una menzogna del governo. Porca puttana! Porca troia! Night Harvester e Samira. Ma sta maxandola, No, no. Basta essere in sul riscaldamento. Non sta maxando. Non lei. È nel suo riscaldamento. Non è nel suo riscaldamento. No, non hai capito. Sopra 50 di calore. Sopra 50 fa un botto di danno Dardus. Cioè, anche questo. Erano 400 danni quelli. No, ci sta un... No. Quanti HP pensi che abbia Samira? 1200, 1300, quindi sono 600. Sarà tipo... Avrà forse 1000 HP adesso. 1100 massimissimo. Guarda, 1300. Era mezza vita quella. Sono 6 danni di 600 danni di E. Allora, sto pensando. Night Harvester. Ok, che ha penetrato. Aspetta, quanta resistenza magica ha Samira? 36. Rumble ha. 36. Ha già 18. Quindi gli ha smezza. Praticamente, non dico faccia danno puro, ma ci si avvicina. No, il 15% di danni di damage reduction è quello. Con 18? Poco di più. No, è veramente... È 12, eh. Sì? È veramente basso. Guarda che è quello il motivo per cui quando sei... Aspetta, fammi controllare. Controllo al volo. Cioè, tecnicamente meno ne hai. 100 diviso 118 è 16% di riduzione. Ok. Porca miseria, comunque. Oltre il fatto che Rumble quando applica la E, qualcuno mi ha fatto ricordare in chat che riduce anche l'MR, eh? Sì. Percentuale, non tanto, ma l'applica già. L'applica già. No, l'applica subito. L'applica già sulla E? Sì. Ok. È questo. No, sarebbe useless allora. Sì, a quel punto è danno puro. Ha preso anche un Tower Hit, dice la chat. Non mi sembrava, però. Vabbè, poco importa. Era metà lane. No, non era metà lane. Il primo hit era letteralmente accanto ai minion. Era letteralmente accanto ai minion. Però pensavo fossero i suoi, non quelli dell'avversario. Poco importa, non fa differenza a livello del game. Vabbè. Questo game, escludendo Yasuo che... Ok, sì, Yasuo sta trollando. Ok, accelero. Grazie. Stavo dicendo, puoi chiudere. Sì, questo è tipo... Yasuo sta trollando. Vediamo come continua la partita. My team doesn't deserve to win. Possiamo chiudere. A posto. Più 8. 8 per. Voglio vedere se continua così questo faccia di cazzo. Però io ti continuo a dire che è colpa di entrambi. Cioè, non gli do la colpa a Yasuo. Gli do la colpa a Yasuo, ma anche a Sanji. You flaming me since lobby. Vedi? Sì.
letteralmente Yasuo e Samira che si flammavano. Strano! Il flame che porta la gente a tiltare. Chi l'avrebbe non mai gridare, detto? Non gridare, non gridare. Abbassami. Vaffanculo, e poi non ti sento quando parli normale. E poi mi rialzi. Cazzo. Ma vaffanculo. Che cazzo. Si applica prima la riduzione flat e poi quella percentuale. Se no sarebbe sbroccato. Sta accelerando il processo per la Yasuo Power Spy. Questo è anche vero. All'1.10 inizia a giocare di nuovo. Sì, questo caso è risolto. Yasuo sta trollando. Hanno surrendato. Ah, hanno surrendato. Apposta. Sì. E Yasuo è una testa di cazzo. Poco da dire. Nice. Sì, a prescindere non è che Yasuo sia meno colpevole, eh. No, no, infatti è proprio entrambi. Cioè, è proprio un... Ok, allora, vediamo un po'. Silver 4 era sto game. Jesus, fuck. Addirittura. Era Silver 4 sto game. L'ha accusato. Chi è? Rollo di tamburi. Yasuo Inting. Sì. Il sospettato è Yasuo. E Samira anche, perché... Non lo so più le cuffie quando guardo l'apo. Bravo, Volpi. Dovrei farlo pure io. Non c'è arrivato all'1.10. Semplicemente da inizio del game si stavano flammando mid e bot. Yasuo ha parlato un sacco in all chat, poi anche Samira. Mm-hmm. E diciamo che, sì. Beh, che dire, signore e signori. Questo è un altro game. Allora, la sentenza è comunque che ci siano che Yasuo ha trollato. Proprio Yasuo ha trollato. Mm-hmm. Il game. Ma Samira ha flammato così tanto da farlo tiltare e trollare. Cioè, sono colpevoli entrambi. Per Mystery Face Reveal, Hats. Era Silver 4 questo game. No, ma infatti... Lelo era ok, però te l'avevo detto. Cioè, Samira era... Ha palesemente scritto quella cosa. Cioè, io so scritto... Che io non sto trollando, però se vuoi trollo, ok. Romy224, grazie mille per la subro. Bella, caro, benvenuto. Per me Yasuo è più colpevole, no? No. No. Perché il punto è proprio questo. La gente continua a volersi lavare le mani del fatto che hai spinto una persona giù per un burrone. È morto per colpa della gravità. Ma l'hai spinto giù da un burrone. Ma è morto per la gravità. Non sa volare, è colpa sua. Che sfiga, non è un aeroplano. Porello.